Oggi farò le foto con papparapapà Yuka. Io lo so dire solo in giapponese, questa è la G6. Come si dice in italiano la G6? Secondo me mi graffia. Ciao Silva, vuol dire ciao? Ciao? Le fragole a solo 100 yen. Bene, 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 bene. Guardate che meraviglia questa scuola, non sembra proprio quella di un anime. Comunque, buongiorno a tutti ragazzi. Allora, sono tipo le 7 di mattina. Mi sono svegliato oggi alle 4 per fare una mini intervista su Facebook. Ve ne lascio un pezzo poi qui. Tornati, allora abbiamo, che abbiamo in onda con noi Sebastiano Serafini. Buongiorno! Sebastiano, di questo nuovo singolo Flower. Gustavo Garrafa, qui diciamo nel sud Italia è uscito, è andato in onda in tutta Italia e anche a livello nazionale, per cui ci sono sotto le tue basi, le tue canzoni e quindi ti conosciamo per quello. E vabbè, niente, speravo di riuscirmi a addormentare ma non ci sono riuscito, quindi ho detto vabbè, vado in palestra, quindi adesso tutti in palestra e poi questo pomeriggio vi porto a fare uno shooting, che ho uno shooting da fare con Yuka, quindi restate con me anche oggi che ci divertiremo. A dopo. Bene ragazzi, finalmente è finito, sono stanchissimo. Comunque adesso si torna a casa e mi devo preparare per lo shooting. Quindi adesso vado a casa e mi preparo per lo shooting, farò anche pranzo e ci vediamo dopo. Comunque mi sono appena iscritto al canale di Ruby Ross, che è quella degli Orion, e ha una voce veramente bellissima. Comunque sono stato in palestra la bellezza di 1 ora e 38 minuti. In realtà un po' di più. Comunque vabbè, faccio un po' di spesa. Vabbè, sono un po' noioso, mi sa che prendo il pollo. Vediamo se c'è qualcosa che mi ispira da prendere, ma... Boh, sono un po' stanchino, però vabbè, si tira avanti. Questi dei fratelli Longobardi, questi li vendono anche in Italia per caso, che hanno questo nome un po' italiano. Vabbè ragazzi, andiamo a fare pranzo in questo posto che si chiama Amore, vi dico solo questo. Ed ecco qui il pranzetto di oggi con la lingua. Vabbè, noi ci vediamo dopo pranzo che vado a fare lo shooting, a dopo. Bene, e adesso sto per andare a fare uno shooting con questa marca che voleva collaborare con me su Instagram, che è una marca sportiva. Quindi oggi farò le foto con papparapapà Yuka. Adesso andiamo a farle, speriamo che vengano bene, ciao. Quindi buona fortuna. Buona. Sì, facciamo le foto. Facciamo foto. Facciamo foto? Facciamo? Facciamo foto. Bene, quindi ci vediamo dopo che vi faccio vedere come sono venute le foto. Io lo so dire solo in giapponese, questa è la G6. Come si dice in italiano la G6? In ogni caso, a proposito di fiori, scaricatevi Flower. Che belli però. Ah, guardate che meraviglia questo parco. Oh, c'è una tartarughina, però non riuscite a vederla. A dopo allora, noi ce la mettiamo tutta. Sapete come si dice questo in giapponese? Komorebi. Questa è una parola che non credo ci sia in italiano. Questo è il komorebi. Così vi imparate una parola nuova di giapponese, che sarebbe la luce che si vede tra gli alberi. Imparatelo, eh. Ciao! Ragazzi, abbiamo appena finito lo shooting, è andato molto molto bene, vi lascio un paio di foto qui. E adesso, in onore dei mondiali, direi che faccio un po' di esercizi qui, così facciamo un po' di foto divertenti. Siete pronti per vederne il risultato? Mannaggia ragazzi, io volevo fare questa foto in porta, un po' sessosa, e da vicino faceva anche la sua porca figura, vediamola. Però da lontano sembrava più uno dei mostriciattoli di Super Mario World. Voi cosa ne pensate? Ma cos'è questo? Sono dei pesci? Cianago. Cianago? Ah, questi qua sono dei cinanago? Cianago. Che bello. Oh, c'avevano anche gli occhi una volta. Non ne ho capito l'uso. Comunque, se qualcuna di voi, magari una Fujoshi, sa il significato di questi, sa, so che lo dico a voi perché siete molto fantasiose. Grande fantasia. Fatemelo sapere nei commenti. Anche Fudanshi, siamo aperti a tutti. Vabbè, ci vediamo dopo. Adesso penso che andiamo a berci un caffè e scelgo le foto. Tra l'altro ragazzi, una novità per voi. Per il mio prossimo viaggio a Bangkok, che sarà dal 19 al 22 di luglio,
Adesso non so quando questo video verrà caricato, però intanto mo ve lo dico. Mi comprerò uno stabilizer, ma di quelli potenti, quindi più, anche se muovo come mio solito che faccio video dinamici, questa telecamera, riuscirò comunque a fare dei video fermi. Entriamo in questo caffè chiamato Sampo Caffè, ossia camminare caffè, il caffè camminante. Ciao! Tane, lui si chiama Tane. Certi, secondo me mi graffia. Guardate che carino questo caffè. E viene anche il micetto. Sono sicuro che mi graffia, lo so già. Guardate quanto è carino questo caffè. Adesso mi siedo qui. Oh, c'è anche un maneneco. È il primo gatto a cui sto simpatico. No, mi morde, cattivo. No, mi morde, aia. C'ha solo 9 mesi, quindi sono sicuro che mi fa male se non ci sto attento. Ricordiamo alcune passate esperienze mentre facevo il curry. Ciao Silva, vuol dire ciao? Ciao. Ciao. Ah! Vabbè, intanto scegliamo cosa prendere qua per merendina. Ecco che è arrivata la mia allergia. Però li adoro troppo i gatti. Ragazzi, è arrivato il banana puffè. Assaggiamolo prima che me lo mangi questo gatto. A voi piace? La banana è un frutto veramente dolce, però a me piace. Ed è arrivata anche la mia torta al cioccolato. Assaggiamola. Che buona. Noi finiamo questa merendina con anche questo gatto che gioca in lontananza. E intanto scelgo le foto. Ci vediamo dopo. C'è la Suica Black Jack, che è questa qua senza queste decorazioni. Non so come chiamarle. Comunque vabbè, vado a comprare qualcosina per cena, ancora non so cosa. Ho deciso che mi prendo un Goya, così mi faccio la bella cucina di Okinawa stasera. Poi quasi quasi mi prendo questi funghetti che costano 1 euro, magari sono buoni, proviamo a cucinarli. Oh mio Dio, c'è anche un Dragon Fruit per solo 1,80 euro. E ho trovato il Mango Skin che adoro alla follia, quindi mi mangio questo che è considerato la regina dei frutti, quindi me lo compro. Le fragole a solo 100 yen. Bene, 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 bene. Se vi sapete accontentare della frutta un po' quasi fatta. Comunque, chi ha qua? Mamma mia, questa costa pochissimo, solo 100 yen per tutte queste fragole. Il prezzo regionale erano tipo 5, però vedete vengono dall'America infatti queste fragole, perché se fossero giapponesi costerebbero molto molto di più. Vabbè, direi che ho fatto una bella spesetta, vediamo quanto costa questa cosa. Ho deciso che rinuncio a questi anche se mi piacciono tanto, perché scusa, 6 euro per 4 mango skin, quando posso avere tutte queste fragole a 100 direi che opto per le fragole. Voi cosa ne dite? Sì, anch'io, fragole. 6 pesche del valore di 27 euro, adesso costano solo 7,50 euro. Banane a 50, però non hanno proprio un bel aspetto. E poi ci sono anche le, come si chiamano queste? Le ninjin a 50. Direi che ho fatto una bella spesa. Poi c'ho il pollo che ho comprato questa mattina, quindi direi che sono pronto per preparare una bella cenetta. Mi sa che la goya, siccome la devo lasciare in ammollo, non la mangerò oggi. Comunque qualcosa mi fa però. E ragazzi, non ditemi che la frutta e la verdura costa sempre uno sproposito in Giappone, perché tutte queste cose per meno di 600 yen. Guardate quante cose abbiamo preso. I funghi, la goya, piman, le banane, le ninjin, le strawberry a volontà e a coppa di verdura. Quindi vabbè, spero che questa visita al supermercato vi abbia divertito. Direi che ho fatto degli ottimi acquisti. Sto cucinando la goya e sono al telefono con Yari, che è l'editor di tutti i miei video. Saluta! Ciao. Tra l'altro oggi ti ho inviato una cosa che però non te la spoilerò. Questo pacco per Yari. Ho preso questo gioco, che è la versione che ho prenotato, con cui potevi avere anche dei vestiti speciali, delle action figure e un po' di altre cose. Quindi adesso vado. Grazie sempre per fare questi video fantastici. Sto facendo anche il pollo. Vabbè, io intanto continuo a preparare, così ve l'ho presentato. Andatelo a seguire su Instagram. Ci vediamo dopo con... sta diventando un disastro, ma io ho fede. Ed ecco qua l'insalatina di oggi con i funghi e anche le olive. Che aspetto delizioso, che ne dite? Voi l'assaggereste? E invece questa è del pollo con la goya
i moyashi, che sono i germogli di soia, e i chickpea. Vabbè, che ne dite? Sono pronto per MasterChef? Noi ci vediamo al prossimo video. Grazie mille per essere stati con me, un abbraccio da Seba e veramente sono felicissimo che mi seguite. E ditemi se vi piacciono queste giornate con me e dei my life in cui vi faccio vedere che cosa faccio. Ditemi se vi sono piaciute le foto nei commenti. E c'ho anche le fragole, che buone. E vabbè, direi che la serata finisce guardandosi The Lord of the Ring. A voi piace Il Signore degli Anelli? Buonanotte a tutti. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. We are on the road.